La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta. Eccoci qui come ogni venerdì, ritorna Mirko Spelta. Ciao Mirko, benvenuto qui. Eccoci, ciao ciao a te e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Ecco, è trascorso una buona settimana? Sì, sì, è sempre troppo da fare, ma molto interessante. Senti, io prima ho spoilerato un po' quello che sarà il tema della puntata, uh-huh. Ovvero quelle donne che ci provano con gli uomini. Uh-huh. Ok, io la finirei qui. Basta, ok, ciao, sì. Arrivederci, è stato sì, bello, ciao. Grazie, grazie, buonasera. Donne, meno male. Invece non è così, andremo ad approfondire questa sì, cosa, immagino. Sì, 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 sì. Sì, Mirko? Sì, esatto, esatto. Allora, sì, in realtà, insomma, nell'antichità, mm-hmm. o più che altro nei fumetti, fondamentalmente, c'era questa modalità tipica dell'uomo di andare a caccia, e cioè lo usciva dalla sua bella caverna con la clava, e il sì. massimo della sua capacità di corteggiamento era dare una bottazza di clava dietro la capoccia. Povera, esatto, povera. Alla prescelta, la tirava dentro nella caverna, basta, quello lì era il corteggiamento. Ok, grazie a Dio, da lì, da questo immaginario, i passi sono stati molto più, come dire, veloci. Adesso invece abbiamo tutta un'attività, come dire, di una delle parole più giovani, più usate negli ultimi tempi è fluidità. Ok, ah, sì. Sì, dove in realtà il ruolo dell'uomo e della donna e la percentuale del ruolo maschile in quello femminile e viceversa sono molto, appunto, fluidi. Ok, okay, quindi bene. Noi all'interno di questa modificazione, chiamiamola così, culturale. Del comune sentire, se sono troppo difficile dimmelo, dammi una botta in testa anche no, tu. Certo, la clava ce l'ho sotto. Perfetto. Pronta. Ci siamo chiesti, ma quando è lei a provarci? Ok, quando è lei ad avere l'iniziativa? L'uomo come reagisce? Bella domanda. Oh. Oh, io direi che ne parliamo tra pochissimo perché dobbiamo ascoltare una delle novità di questa settimana, il nuovo disco di Merck & Cremont. E con me su Radio Millennium c'è il grande Mirko Spelta, dove ogni venerdì proprio ci divertiamo. Io non vedo l'ora che arrivi il venerdì. Ho proposto anche di averti sempre tutti i giorni perché gli argomenti sono interessanti. Mi come fa piacere. Quello che stiamo trattando questa sera, ovvero se lei ci prova. Esatto, esatto, esatto. Allora, considera che noi l'abbiamo detto, siamo una trasmissione di servizio sentimentale. Bene, e in questa trasmissione di servizio sentimentale noi diciamo che sappiate che le donne hanno un'intelligenza emotiva che agli uomini non sarà mai dato avere. Questo vale anche per la comunicazione e anche per gli approcci, nel senso che spesso e volentieri quando una donna fa un approccio o pensa nella sua testa di fare un approccio, questo per l'uomo può non esserlo. Io mi ricordo di una che mi diceva: ma com'è possibile che lui non sappia, non si renda conto che mi piace? Perché quando io entro in ufficio non saluto nessuno, lui è l'unico a cui dico ciao. Come fa a non capire? Non si rende conto. Gli uomini hanno bisogno di un certo tipo di... Voglio come dire, il caffè. È no, quello che pensi in ufficio, no? Ma poi devi essere esplicita con gli uomini. Cioè, okay. Salutare lui e gli altri no, vi garantisco, non è abbastanza per un uomo per capire qualcosa. Però, nel momento in cui invece siete sufficientemente chiare, ok? Il punto è poi, insomma, vedere come reagiscono gli uomini. Prima di dire questa cosa, però, diciamo un'altra cosa molto interessante. Le donne ci provano in due modi. Ah. C'è il modo esplicito, quello proprio, insomma, ti invito fuori, vieni a cena con me, eccetera, fino al bacio, va bene? Sì. E poi c'è un modo che a me è capitato di incontrare anche personalmente nella vita, e quando mi è capitato di incontrarlo ho detto: le donne sono geniali. Cosa fanno? Ecco. Fondamentalmente ti mettono nelle condizioni di fare tu l'uomo, ma non sei tu a volerlo fare, sono loro che ti mettono nelle condizioni. Ti guidano. Bravissimo, bravissimo. La cosa tipica, tornando al discorso del bacio, è proprio questa. Lei ha deciso che vuole farsi baciare, si avvicina a te nella tua sfera, quella personale di 20 centimetri, ok? Ti guarda negli occhi fissa, sorridendo, e non molla lo sguardo fino a quando tu dentro di te, maschio, hai fatto tutto un percorso mentale che è: 1. Questa cosa vorrà da me?
2, aspetta che forse ci provo. 3, ok, ci provo. 4, ci ho provato. Esatto. Ma non sei tu, è lei a dirtelo. Ah, hai capito. Tu poi che le studi proprio alla perfezione. Guarda, quando poi riesci a capire questa cosa dall'esterno, quando torni a casa per gli affari tuoi in macchina, dici, sì, mamma mia, le donne sono geniali. È vero. Senti, io direi di tornare a parlare tra poco, ma farei anche una domanda agli ascoltatori. Ecco, vi è mai capitato di trovarvi di fronte a una donna che ci prova con voi? Ci rivolgiamo agli uomini in modo particolare e anche alle donne, ma voi, certo, ci provate? 340 15 69 580. Coldplay e BTS insieme con My Universe qui su Radio Millennium, la radio che resta in testa. C'è anche Mirko Spelta. Allora Mirko, insomma, adesso vogliamo capire, visto che siamo entrati proprio nel vivo di questa puntata, vorrei capire effettivamente le donne se scappano gli uomini, se scappano o non scappano, e le donne se effettivamente ci provano. Ecco. Allora pare che ci sia un luogo comune abbastanza esteso per cui se le donne ci provano, l'uomo si intimidisce e scappa. Questo è un po' l'oggetto fondamentale della nostra trasmissione di oggi. Tante donne si chiedono effettivamente se l'iniziativa femminile, in un modo o nell'altro, quello abbiamo detto prima, comunque insomma l'iniziativa esplicita femminile causi una sorta di intimidazione nei confronti dell'uomo. Allora, la risposta è no. Punto. No? Allora, mi spiego meglio. Un uomo che sia evidentemente psicologicamente sano, chiaro, no? Equilibrato, che non abbia delle turbe particolari. Non è il nostro caso. Non è ovviamente il nostro caso, né mio né di Alberto Zani, si intende, però delle persone normali sì. Nel momento in cui diventa in qualche modo l'oggetto dell'attenzione più o meno esplicita, più o meno spinta di una donna, in realtà ci fa sopra una risata fondamentalmente, nel senso che magari non è proprio storicamente la sua, così, il suo ruolo specifico, però nel momento in cui arriva una cosa di questo genere, diciamo che è Natale in anticipo? Diciamo di sì. Mettiamola così. Anche Capodanno. Bravo, è Natale e Capodanno in anticipo, quindi si fa meno fatica del solito, però non è vero che una donna che si propone dia un effetto negativo agli uomini. Chiaramente però c'è da fare un piccolo distinguo. È ovvio che nel momento in cui invece questa cosa succede, perché l'uomo se ne va, cerca di dare il lungo, come si suol dire, sì, allora è brutto, come dire, dobbiamo sfatare un mito ed è brutto in qualche modo così cavalcare delle paure, però la verità è la verità, noi siamo la nuda verità e quindi è la verità. Allora, nel momento in cui lui scappa, c'è un famoso film e un libro che si intitolano La verità è che non gli piaci abbastanza. Questo è il motivo per cui un uomo, nel momento in cui una donna si propone, dice tendenzialmente di no, salvo che non sia sposato, fedele, ovviamente questo è tutto un altro discorso, esatto. Ok, ma in linea generale lo so che viene più facile per una questione, come dire, di ego. Sappiate che fa male a tutti e due ricevere i no, sia alle donne ma anche agli uomini, perché anche qui c'è un luogo comune che dice che tanto gli uomini sono abituati. Vero? No, assolutamente. Guarda, abbiamo la diapositiva del no. Esattamente. Per cui fa male a tutte e due, e talvolta fa talmente male da dover, come dire, in qualche modo edulcorare con noi stessi la pillola dicendoci, vabbè, ma io l'ho intimidito e quindi forse è per quello che non mi risponde. No, se gli piaci, fa tranquillamente all'inizio, chiamiamola così, la preda, poi prende comunque insomma il sopravvento, come deve fare, insomma, fa l'uomo. Ma se invece scappa, è molto probabile che effettivamente non abbia particolare interesse, e allora è un po' in quell'imbarazzo per cui non sa esattamente come dirti, guarda, mi spiace, sono lusingato, ma... Io volevo leggere un paio di messaggi. Allora, quello di Sabrina che dice: io sono una che ci prova costantemente, non ho mai avuto un uomo che dicesse di no. Brava Sabrina, brava. Un applauso, Oscar alla memoria, un applauso. Poi c'è quest'altro messaggio, lo leggi tu? Sì, vediamo. Volentieri. Okay, allora, quest'altro messaggio dice invece è di Flavia, la nostra ascoltatrice, che dice: ho preso varie volte l'iniziativa e se lui mi piace non ho problemi a farlo, dato che amo troppo
purtroppo il gioco della, della seduzione comunque vada è un successo. Vedi il discorso appunto del prendere l'iniziativa in maniera più o meno esplicita, più o meno fine, però una in un modo, una nell'altro hanno detto esattamente questa cosa qua. Brave, il mio personale consiglio è: non abbiate problemi, provateci, tanto la vita è una sola. Senti Mirko, siamo arrivati alla fine, ricordiamo che cosa succederà settimana prossima, abbiamo un ospite. Sì. Allora, settimana prossima abbiamo una versione extended, si dice così? Sì. Una versione extension della Nuda Verità che partirà alle 6 e finirà alle 7, perché settimana prossima abbiamo un ospite fantastico, Francesca De Logu, che è una giornalista, musicista, è stata per tanti anni direttore di una rivista fantastica e molto importante che si chiama Cosmopolitan, e quindi con lei parleremo, adesso vediamo questa settimana esattamente di che cosa, ma sarà un ospite incredibile. Perché noi siamo un programma di servizio sentimentale. Grazie Mirko per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito. La Nuda Verità ritorna in una versione molto allungata proprio venerdì prossimo a partire dalle 18. Grazie, buon weekend e anche buona settimana. Anche a voi, ciao. Ciao. La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta, tutti i venerdì alle 18:25 su Radio Millennium. Hai già letto il libro di Mirko Spelta, Scusa se ti chiamo stronzo? Lo trovi su Amazon in libreria e tutti i digital store, edito da APM Mondadori.